chiacchierando di craft. Come vi dicevo, avevo avuto un sacco di cose da fare, non ho cucito niente, ero abbastanza deprimente infatti la cosa, finalmente ce l'ho fatta, ho avuto un po' di tempo, sono cominciata a cucire, ho pronto il mio modello per il blog hop che è iniziato 2 giorni fa da Wings and Fancies, vi metto il link ciu qua sotto perché merita davvero. Al momento sono uscite una deliziosa bambolina con l'ombrello e con le trecce che escono da sotto l'ombrello, geniale. E poi è uscita un'app meravigliosa. Io sarò, se non sbaglio, il 9 di aprile. Ho fatto il mio modello e sono abbastanza contenta perché era quello che volevo proprio per la primavera. Poi mi piace un sacco questi block hop che ti danno 10 pollici. È una bella sleppa, cioè è un blocco grande e puoi fare una scena, non la solita cosa nel centro con lo sfondo neutro, per cui sono contenta, spero che vi piacerà e comunque andate a vedere gli altri che verranno messi fuori perché veramente penso che saranno uno più bello dell'altro. Quindi questa era la prima notizia da darvi. Altra notizia da darvi, questo qui, facciamo subito. Questa qui è una spilla che ho fatto seguendo un consiglio di Pinterest. Sono una Pinterest addicted, ma è come mia mamma che è ancora più addicted di me, però mi piace moltissimo e certe cose le vedi e veramente non puoi non farle immediatamente. Allora, questa qui, speriamo che metta a fuoco, no, ancora peggio, questa è una spillina fatta con una farfalla, è fondamentalmente un origami, si fa un rettangolo di stoffa doppio in questo caso, e viene anche ribattuto sull'esterno per dargli un pochettino più di forma e dopo viene ripiegato. Vi metto il link qua sotto sull'immagine dove andare a guardare le istruzioni e il mio consiglio è di farlo con un pezzo di carta grande, cioè un bel foglio di blocco A4. Le proporzioni sono corrette quelle della A4 perché non è facilissimo riuscire a capire come vengono fatti gli incroci, però è veramente deliziosetta. Loro la facevano più grande anche come fermaglio per capelli da mettere qua dietro, spilla, persino come anello può fare la sua figura effettivamente. E usate 2 colori contrastanti e forse potrei anche fare un video perché in realtà vederlo fare è tutta un'altra cosa che guardarlo nelle foto. E questa era la seconda cosa. La terza cosa invece è un ta-ta-ta-ta, perché finalmente mi sono messa di impegno e ho messo insieme i blocchi delle scarpe. Ne ho disegnato uno in più prima di farlo perché ho provato varie combinazioni dei blocchi su come metterli su e avevo un buco, mi me ne mancava una, per cui ne ho disegnato un'altra che dietro consiglio della mia amica Viviana è una Chanel, una Chanelina come dice lei, che è questa qui. Aspettate un attimo che la metto dritta, eccola qua. È il modello classico del Saint Laurent Chanel, per cui questa l'ho fatta, la devo ancora mettere su Craftsy, però è abbastanza facile e rende, certo questi sono i colori della Chanel, come la Louboutin doveva essere in rosso nero, questa qui deve essere color beige chiaro, nero e panna. Comunque, adesso non ho lo spazio e poi vi lascio un pochettino di suspense. Comunque, qui vedete un pezzettino della mia disposizione. La stoffa bellissima del bordo di sopra e di questa centrale me l'hanno regalata le mie amiche quando eravamo a Vicenza. È tutto quanto già sistemato con le spille da paglia sullo sfondo e quindi lavoro per la prossima settimana è di quiltarlo tutto. E poi finalmente faremo il binding che verrà rosso e poi sarà finito il mio primo quilt di blocchi disegnati solo da me. Un certo orgoglio, diciamo. E per quello che riguarda il craft, credo che sia tutto qui, però non era tanto poco, siamo sinceri. Che cosa vi posso raccontare ancora? Allora, 2 note di margine, a Trieste fa un freddo cane, questa mattina nevischiava, vorrei far notare nevischiava e siamo il 2 di aprile, però la situazione è più o meno la stessa in varie zone d'Italia, se non state sotto a Roma e quindi sapete anche voi com'è che gira qui. Il gatto Lizard è diventato enorme, praticamente un balenottero, adesso non so dove sia, non ve lo posso mostrare, però... credetemi, la prossima volta che lo trovo ve lo recupero prima ed è veramente cresciuto tanto, è molto bello. E poi direi che sia tutto.
Prossima settimana spero di farvi vedere qui il quilt finito. Se vi interessa, faccio il tutorial per fare la spillina. Cercherò, ma è inutile che faccio le promesse di Pirro, però spero io di riuscire sinceramente a cucire un po' di più in modo da essere un po' più presente. Tra l'altro ho delle bellissime fustole della Sizzix che non vi ho ancora mostrato, che ho comprato a Capodistria e che non ho ancora usato, tra l'altro, che è vergognoso. Però si spera di riuscire a fare tutto. Adesso che c'è la primavera, c'è il sole, sono le 7:30 e c'è ancora luce, per cui già questo mi mette di buon umore. Quindi un bacio a tutte, ci rivediamo speranzosamente il prossimo martedì proprio, cercherò di fare la brava. Buona settimana a tutte, grazie a tutte quelle che mi hanno pensato, a tutti i nuovi iscritti, che ne ho visto che ce ne sono tanti, che mi vergogno che tutti i nuovi iscritti e non faccio neanche video, per cui mi dovrò mettere di impegno anche per i nuovi iscritti. Ciao nuovi iscritti, grazie mille, e ciao vecchi iscritti, grazie ancora. Va bene, solita scema. Un bacio, ciao ciao a tutti.